La storia infinita con BPS Swiss, la banca vicina al territorio. Il pretorio di Lottigna, una vera e propria meraviglia che domina dall'alto la valle di Blegno. È il simbolo della dominazione svizzera, perché è da questo edificio che i cantoni sovrani governavano la regione e lo facevano attraverso i loro funzionari, i balivi, i Landvogti, che qui dentro vivevano e che sulla facciata hanno lasciato il segno del loro passaggio. È una facciata straordinaria, piena di colori, e conserva ancora oggi tutti gli stemmi dei Landvogti, che documentano uno dopo l'altro il loro succedersi attraverso i secoli. Alcuni sono molto eleganti e quasi tutti sono adorni da scritte, spesso un'implorazione cristiana, la data e la firma, il nome del Landvogto. Sotto l'ampia gronda invece vediamo lo stemma di Uri con l'immancabile toro, lo stemma di Svitto e quello di Unterwaldo, i tre cantoni che si dividevano il bagliaggio di Blegno. Ma, come dire, in mezzo a tanta nobiltà, gli abitanti della valle non vollero però rinunciare ai loro pochi ma essenziali privilegi e vollero farsi un po' belli anche loro. E così, guardate, ancora oggi, accanto agli stemmi confederati, svetta ancora quello di Blegno. Una facciata davvero straordinaria, che è un po' come sfogliare un libro di storia, la nostra storia. La Svizzera oggi è una democrazia, il Canton Ticino un cantone al pari di tutti gli altri. Ma un tempo le cose non erano così, erano decisamente differenti. Un tempo eravamo tutti sudditi. Sudditi di una potenza straniera che parlava una lingua straniera arrivata da nord delle Alpi e che ci governava, talvolta lo vedremo, anche in modo violento. Buonasera, questa sera parleremo proprio della dominazione svizzera dei territori che oggi costituiscono il Canton Ticino. L'epoca dei bagliaggi, un'epoca durata tre secoli forse un po' dimenticati dalla storia, nel senso che per molto tempo hanno cozzato un po' col mito svizzero di coesione nazionale, di federalismo. Pensare che la Confederazione abbia avuto per molto tempo sotto di sé dei territori sudditi, insomma, non era proprio il massimo. Sarà un viaggio straordinario che affronteremo
tra streghe, catastrofi, rivolte, rivoluzioni, con anche alcuni colpi di scena, battaglie e con documenti dell'epoca che abbiamo cercato di far rivivere proprio per toccare con mano questo periodo forse un po' dimenticato, ma che ci dice davvero tanto di quello che siamo, di quello che siamo diventati, di come siamo diventati svizzeri. Ma bando alle chiacchiere, cominciamo subito il nostro viaggio. La conquista dell'attuale Ticino da parte dei confederati è la naturale conseguenza della politica transalpina coltivata tenacemente dai cantoni primitivi, che fin dall'inizio del 400 mirano al possesso definitivo di Bellinzona, chiave dei passi alpini. Per giungere nel 1521 alla definitiva annessione del Mendrisiotto, propaggine meridionale dei Baliaggi, passeranno però più di 100 anni. Un secolo fatto di vittorie e sconfitte, guerre e diplomazia. Drammatico tra il 1512 e il 13 è l'assedio del castello di Lugano. Tra i più grandi del Ticino si innalzava tra gli attuali Parco Ciani e Casinò. Dopo 6 mesi è conquistato dagli svizzeri, che lo distruggeranno pochi anni dopo. A sud delle Alpi comincia la grande avventura svizzera. I territori sottomessi vengono divisi in 8 baliaggi. La Leventina è dominio esclusivo di Uri. Blenio, Riviera e Bellinzona appartengono ai 3 cantoni primitivi. Valle Maggia, Locarno, Lugano e Mendrisio sono governati invece da tutti i cantoni sovrani, escluso Appenzello, perché all'epoca dell'occupazione non è ancora membro della Confederazione. Varcare questo bel portone a sesto acuto è un po' come fare un salto indietro di secoli. Noi ora stiamo entrando nel pretorio di Lottina, che oggi ospita le sale del Museo Storico Etnografico della Valle di Blenio. E qui dentro, sono passati, hanno esercitato il loro potere, sono vissuti decine e decine di Landvogti. Erano l'autorità massima dell'epoca qui nei Baliaggi, eppure in un qualche modo erano stranieri per la popolazione. Venivano da oltre San Gottardo e rimanevano in carica solo 2 anni prima di andarsene. Insomma, nemmeno il tempo di imparare l'italiano. In pratica come allora. Anche il primo piano è tappezzato di stemmi, si vede che fuori non c'era più spazio e anche, gli ultimi ritardatari hanno voluto lasciare il loro segno. Un Landvogto invece ha addirittura firmato col suo nome questa pigna, una stufa a pellet dell'epoca, e l'iscrizione è ancora visibile. Landvogt Jost Zorn von Schwyz aus diesen Ofen lassen machen. Il Landvogto Jost Zorn di Svitto ha fatto costruire questa pigna. È un grande palazzo questo. Sì, perché qui non viveva soltanto il Landvogto, non era soltanto la sua abitazione, no, era anche un luogo pubblico. Qui si amministrava
la giustizia. Durante l'epoca dei Bagliaggi, la giustizia è esercitata dai Landvogti, ma è un sistema inefficiente. Benché vietata in molti cantoni, la compravendita della carica è ampiamente diffusa. Così, nei due anni in cui rimangono a sud delle Alpi, i Landvogti devono fare del loro meglio per recuperare la somma spesa e far fruttare l'investimento. Lo fanno abusando talvolta del loro potere, decidendo aumenti delle multe, aggiustando sentenze e accordando salvacondotti dietro pagamento. È un sistema che genera corruzione e numerosi abusi. Solo chi paga può farla franca. Finire nelle maglie di questa giustizia, beh, poteva essere un problema. Queste sono le prigioni. Pensate a quante persone sono state rinchiuse qui dentro nel corso dei secoli. Le prigioni sono rimaste in funzione fino al Novecento. E sicuramente qui dentro sono state rinchiuse anche tante giovani donne innocenti, perché, beh, la loro unica colpa era quella di essere considerate streghe. Valicato il Monte Ceneri, si incontra un praticello di erba verdeggiante, in mezzo al quale si innalza un castagno di triste fama. È noto infatti che là, in certe notti, si radunano donne malefiche assieme allo spirito maligno per tenervi balli fra molti giochi e divertimenti lascivi. Sono le parole del vescovo di Como, Lazzaro Carafino, che nel 1643 si trova proprio qui, sul Monte Ceneri, e come gli abitanti del luogo non ha dubbi. E questo è il Monte Ceneri, il luogo principale del sabba della regione, chiamato anche Barlotto, il convegno delle streghe in presenza del demonio. Pensate che addirittura qualche anno dopo una certa Giovanina d'Erodi, una donna di Anzonico accusata di stregoneria, in un processo dichiara, parole sue, di essere arrivata qui al Ceneri volando. Se il Monte Ceneri è il luogo prediletto da streghe e stregoni, il sabba però si svolge anche in numerose altre località. Gli storici hanno individuato, solo nelle valli superiori del Ticino, almeno 24 luoghi differenti dove le streghe incontravano il demonio. È alla fine del Medioevo, proprio mentre la civiltà occidentale si apre alla modernità grazie alle scoperte geografiche che allargano gli orizzonti e alle nuove idee dell'umanesimo che allargano la mente, che emerge per contrasto uno dei fenomeni più inquietanti della storia europea. Le credenze popolari, le pratiche magico-religiose, le superstizioni non sono più tollerate. Le cosiddette streghe diventano una minaccia per il mondo e per salvare l'umanità bisogna stanarle e sterminarle. Di tutta l'Europa, la Svizzera italiana è tra le regioni più colpite.
Nel 1608 un documento afferma che in Leventina nel corso di un anno si siano abbrugiate 70 persone. Nella Val di Poschiavo, tra il 1672 e il 73, è registrato un numero record di 86 processi. E non è un caso che l'apice venga raggiunto nei decenni attorno al 1600, periodo noto come piccola era glaciale. Il clima diventa più rigido, la carestia e la peste dilagano. E in una comunità lacerata, impoverita e impaurita, individuare nelle streghe la causa di ogni sciagura funge da valvola di sfogo. E dal Monte Ceneri noi ora siamo tornati qui a Lottigna, perché è proprio qui, dentro le sale del pretorio, che avvenivano i processi alle streghe. Qui dentro sono state pronunciate tante sentenze, tante condanne a morte. Immaginiamoci il terrore di queste povere donne innocenti. Ma come avveniva un processo? Beh, in queste piccole comunità bastava che una voce, un pettegolezzo giungesse alle orecchie dell'anfocto per avviare un'indagine. Ma scopriamolo grazie a uno dei processi di cui sappiamo di più. Un processo avvenuto a Mendrisio che riscopriamo grazie a una fiction RSI degli anni 70 dedicata alle streghe. Nel dicembre del 1615, 17 persone di Castel San Pietro si presentano a Mendrisio dall'anfocto bernese Niklaus von Diesbach. Vogliono denunciare una giovane contadina del loro villaggio, colpevole, secondo loro, di aver causato con le sue arti magiche numerose disgrazie. Il suo nome è Barbara Fontana. «Mi ha fatto precipitare un bue in un dirupo», dice un certo Pietro De Vigino. «Barbara diede da mangiare a mio figlio, che la sera seguente perse tutto a un tratto la vista», denuncia Francesco del Ponte. Battista de Val San Giacomo invece accusa: «Nell'andare sul Monte Generoso trovai Barbara, la quale mi seppe dire dove io volevo andare ed non so come lo potesse sapere». Danni al bestiame, malefici, preveggenza, per le autorità gli indizi sono sufficienti, si procede all'arresto. Via, via, calmatevi. Se siete innocenti non vi faremo del male. Io so che sono in prigione perché Pietro De Vigino m'ha imputato che gli abbia ucciso un bue, ma io non ho fatto niente, si difende la ragazza. Il giorno seguente viene interrogata ancora. Se non salterà fuori la verità, dovremo interrogarvi con la tortura. Io ho giurato di dire la verità e non posso dire che sono una strega. Ma nessuno le crede e Barbara viene sollevata alla corda. Era questo uno dei più comuni metodi di tortura. Le mani erano legate dietro la schiena con una fune che passava per una carrucola infissa al soffitto. La presunta strega veniva sollevata e poi lasciata cadere di colpo, sconnettendole le giunture delle ossa. Lasciatemi giù! Barbara viene torturata per 6 giorni, ma continua a proclamarsi innocente. Infine, entra in scena il cosiddetto eculeo, un cavalletto di legno costruito in modo tale che la parte acuminata penetri nelle carni. Come se non bastasse, ai piedi della ragazza vengono legati dei pesi. Vi dirò la verità! È proprio quella che vogliamo da voi. Sì, sì, se è così che volete. Sola, distrutta nell'animo, piegata dalle sevizie, pur di mettere fine alle torture, Barbara infine cede. Confessa di aver incontrato il diavolo e di aver ricevuto da lui il potere di compiere malefici. Non sappiamo se Barbara fu bruciata sul rogo o decapitata. L'unica certezza, pur non documentata, è che Barbara Fontana, giovane donna di Castel San Pietro, come tante altre donne innocenti della Svizzera italiana ed Europa, fu assassinata in quella indicibile follia collettiva. Thank you.
Erano tempi così, con una giustizia davvero da brivido. Noi ora ci troviamo a 600 metri sopra Lugano, sulla straordinaria vetta del San Salvatore. E siamo qui perché tutto quello che vediamo appartiene ad una confraternita. Pensate, persino le compagnie telefoniche pagano l'affitto a loro per l'antenna. Stiamo parlando dell'Arciconfraternita della Buona Morte. Ma che cos'è quest'Arciconfraternita dal nome così sinistro? Beh, la risposta sta qui, nelle sale del Museo del San Salvatore che ne racconta la storia e in questi due abiti. Guardate questa tunica bianca con questo teschio misterioso. Un tempo possedeva anche un cappuccio per nascondere il volto con i due famigerati fori per gli occhi. Assomiglia un po' alle tuniche del Ku Klux Klan. In realtà è proprio il Ku Klux Klan che si è, come dire, ispirato agli abiti delle confraternite penitenziari. Ebbene, il vestito veniva indossato durante l'accompagnamento del condannato a morte al patibolo, perché è questo quello che facevano i confratelli. Trascorrevano gli ultimi 3 giorni con il condannato, lo confortavano con preghiere e poi, una volta avvenuta l'esecuzione, ne ricomponevano la salma e si occupavano del funerale. Pensate a quante ne ha viste questo vestito durante i secoli. Forse addirittura l'ultima strega uccisa in Ticino. Era il 24 aprile del 1759, la strega si chiamava Giovanna Penna e pensate, voleva abbruciare Lugano. Tempi duri dunque, quando a sud delle Alpi eravamo governati da una potenza, la Confederazione, che era ancora straniera. Ma come funzionava concretamente questo sistema di governo? Beh, forse nell'Europa dell'epoca di più complicati non esistevano. Ogni bagliaggio era amministrato da una rotazione costante di lanfocti, uno ogni 2 anni. Questo significa che nei bagliaggi sottoposti all'autorità dei 12 cantoni, ogni cantone ne inviava uno ogni 24 anni. Il Lanfocto lasciava ampia autonomia locale, ma amministrava la giustizia ed era aiutato da tutto un codazzo di funzionari locali, il Landscriba, luogotenente, i cancellieri, i fiscali, che a sua differenza avevano una carica ereditaria e dunque facevano un po' talvolta il buono e il cattivo tempo. Tutti loro erano però controllati da un organo di sorveglianza, i sindacatori, che scendevano una volta all'anno. E proprio uno di loro, Carl Victor von Bonstetten, che non aveva una buona opinione di questo sistema, lo vedremo più tardi, e beh, non aveva nemmeno una buona opinione dei ticinesi dell'epoca. Un tratto singolare di queste valli, ma anche della maggior parte dei villaggi della Svizzera italiana, è la varietà della lingua e dell'abbigliamento, varietà percepibile da un luogo all'altro già a mezz'ora di cammino. Questa varietà di lingua, di abbigliamento e di usanze è forse la prova di come nel carattere italiano ci sia qualcosa di asociale, di riservato, di sospettoso. Per questo qui si osserva poco commercio e poca scienza. L'abitudine sciagurata di tutti i valligiani italiani di cercarsi il pane non nei loro suoli ameni, ma nelle città, ha rovinato questa intera classe di uomini che ha sostituito l'amor patrio e le virtù domestiche con tutti i vizi delle più infime classi popolari. Ieri ci fu la grande festa di tutte le Madonne e particolarmente di quella del Sasso. Una festa del genere porta via 3 giorni. Le schiere di genti venute da via tornano poi a casa di notte. Sicché un raccoglimento devoto durato 72 ore aliena loro completamente il cervello. Se si potesse analizzare la testa di uno di questi poveri paesani, vi si troverebbero più fole che qualsiasi altro concetto. È impossibile che questa classe di uomini possa sollevarsi sopra il grado di animalità, almeno finché esiste una simile religione. I Verzaschesi, irascibili e sanguinari, i Valmaggesi, pigri e autoritari, gli Onsernonesi, litigiosi, i Luganesi, viziosi e nottambuli, nei bagliaggi non vive l'uomo illuminato della ragione, ma solo l'uomo vizioso e passionale. Orazio Martinetti, storico,
al di là di questa descrizione, come dire, un po' pittoresca del Ticino dell'epoca fatta da Bonstetten, insomma, dai suoi diari di viaggio emerge comunque questo Ticino fatto di piccole patrie frammentate, sottomesse, spesso che addirittura litigano le une con le altre. Insomma, che cos'era questo mondo dei bagliaggi? Beh, tanti microcosmi. A un certo punto Stefano Francini, nella sua Svizzera italiana, le definisce tante piccole terricciuole che sono spesso in conflitto tra loro. Ma perché sono in conflitto? Perché all'interno del cantone non c'è un bagliaggio unico, ci sono vari bagliaggi, no? Ci sono 8 bagliaggi che sono governati da cantoni diversi. Per esempio la Leventina è governata solo da Uri, no? Certo. Leventina, poi Blenio, Riviera e Bellinzona è governata dai 3 cantoni, gli altri dagli 8 cantoni. Quindi anche complessivamente è difficile governare queste terre, perché sono governate da cantoni che spesso sono anche loro in conflitto. Poi certo, se andiamo a consultare questi libri, vediamo che i giudizi sono magari un po' affrettati, che poi finiscono per diventare degli stereotipi. Certo. Però qualcosa sicuramente c'è. La violenza, per esempio, nella società era un fenomeno molto diffuso. Poi paradossale, come questi microcosmi che erano i bagliaggi in cui, insomma, gli svizzeri avevano diviso queste terre conquistate, avevano addirittura pesi e misure diverse. Cioè, insomma, in Leventina si misurava il litro d'acqua diverso che a Mendrisio e a Lugano. Sì, pesi e misure diverse, ma anche valute diverse. Sarà poi solo nell'Ottocento che si riuscirà a imporre misure uniche, ma anche lì con molta lentezza. Leggiamo per esempio nei testi del primo Ottocento, vediamo che sì, si vorrebbe fare, però poi non si riesce, perché ogni comunità comunque vuole fondare la propria economia sui propri usi e costumi. Si parla sempre dei nostri antenati che facevano in questo modo. Quindi uno sviluppo molto lento che è caratteristico in fondo delle società rurali. Ecco, ma cosa rimane oggi di questo mondo frammentato? Come dire, no? Il Ticino di oggi risente un po', c'è questa eredità dei bagliaggi. C'è quest'eco, eco che ritorna. Sì, qualcosa è rimasto, perché la società comunque porta con sé sempre questo substrato del passato, non c'è mai un taglio netto. Per cui sì, sopra e sotto ceneri noi ragioniamo in questo modo, però ci sono anche delle caratteristiche molto locali che sono rimaste. Pensiamo per esempio alla rete dei patriziati, no? O gli stessi comuni, certo, che oggi vengono aggregati. Oggi sono poco più di un centinaio, ma nell'Ottocento erano più di 200. Quindi c'è questa amministrazione locale. Forse anche un po' questo, permettetemi di dire, campanilismo, no? Insomma, in Ticino, insomma, ognuno, pensiamo quando si vuole fare un'opera, è difficile mettere d'accordo le varie aree, no, la vogliamo noi, insomma, ragioniamo un po' ancora in modo veramente frammentato. Sì, però se pensiamo per esempio alle sorti dell'Italia prima dell'unità, vediamo anche lì una grandissima frammentazione e anche conflitti a non finire, quindi non è una caratteristica, diciamo, nostrana, però è vero che qui si ragiona ancora molto per sé, senza tenere presente il contesto globale. Forse le nuove generazioni non ragionano più così. Forse questo cenere che è posto, che una volta era barriera, oggi lo è meno. Anche perché è superato attraverso, prima dall'autostrada e ora dalla ferrovia, quindi è stato cancellato, come d'altronde è stato anche cancellato il Gottardo. Certo. Ecco, noi ora, poco fa, abbiamo visto il pretorio di Lottigna, ma appunto in questi piccoli microcosmi ogni bagliaggio aveva la sua casa dell'Anfocto. Vediamo dove si trovavano le altre. Di case dei Landfocti restano tuttora quella di Cevio con la residenza secondaria di Prato Sornico, la povera residenza di Osogna per il piccolo e miserabile bagliaggio della Riviera, a Mendrisio il pretorio vecchio, che nel Settecento aveva questo aspetto, ma ormai è tutto trasformato. A Locarno il Landfocto risiedeva nel castello. A Bellinzona in Castelgrande. A Lugano nell'antico pretorio, situato dove c'è ora la sede della Banca dello Stato e che vediamo raffigurato nel suo aspetto settecentesco in questo quadro del pittore Rocco Torricelli.
Dunque, 8 microcosmi frammentati, ognuno in pratica per sé. Ma i 3 secoli di dominazione svizzera cominciano con una catastrofe, le cui conseguenze in un qualche modo arrivano fino ad oggi. Siamo nell'anno 1515. Lungo la valle del Ticino è primavera inoltrata. Chissà, probabilmente una bella giornata, c'è il sole. Il pomeriggio scorre languido e tranquillo e nessuno sospetta quel che succederà di lì a poco. Improvvisamente, da nord, irrompe nella vallata una gigantesca onda di acqua e fango, alta 10 metri a una velocità di 60 km orari. È un vero e proprio tsunami che distrugge, investe, trascina via con sé tutto quello che trova e lo fa fino al piano di Magadino e al Lago Maggiore. Dopo il suo passaggio, qui non rimane che desolazione. Ma da dove è arrivata quest'onda terrificante? Beh, forse qui c'è un indizio. Siamo a Semione, in Valle di Blegno, e inserita in questo muretto a secco c'è questa strana pietra. Un grande masso con un foro. A cosa serviva? Beh, a questa pietra, pensate, si attraccavano le barche. Imbarcazioni, avete capito bene. Perché qui, 500 anni fa, c'è stato un lago, un gigantesco lago che copriva tutta la valle, l'acqua arrivava proprio fino a qui, era lungo più o meno 5 km, profondo fino a 40 metri, 200 milioni di metri cubi d'acqua, più o meno 3 volte il volume del lago, della diga della Verzasca. Ma dunque, che cosa ci faceva un lago qui in Valle di Blegno? Beh, è stato creato dalla Buzza di Biasca. Ci stiamo camminando proprio sopra in questo momento. Un'enorme frana tra le più imponenti di tutte le Alpi, crollata nel 1513 proprio da qua sopra, dal Monte Crenone. Ebbene, che cosa succede? La frana sbarra totalmente la valle e fa sì che l'acqua del fiume Brenno non riesca più a defluire e lenta e inesorabile sommerge tutto. Qui a Malvaglia, per esempio, sommerge il campanile per metà. Si racconta che, beh, per suonare le campane bisognava andare in barca. Qui accanto, invece, in questa cappelletta, c'è un resoconto dell'epoca e a ben guardare, in alto, si riconosce ancora una scritta: Ruina Carnonis, la rovina, la frana del Monte Crenone. Con il loro villaggio sommerso dalle acque, beh, gli abitanti di Malvaglia cercano una soluzione e lo fanno rivolgendosi a un artifex, un ingegnere di Milano che sotto l'autopagamento avrebbe dovuto provocare una sorta di crollo controllato dello sbarramento. Non fa però in tempo. Il 25 maggio del 1515 avviene l'apocalisse, la Buzza cede.
Le acque travolgono tutto. Case, animali, uomini. Chi può cerca di mettersi in salvo, ma i morti sono almeno 600. È un avvenimento gravissimo. Il fiume Ticino, prima navigabile fino a Bellinzona, si trasforma in una grande palude acquitrinosa. Ci vorranno secoli per riprendersi. Per coltivare di nuovo sull'ormai malarico piano di Magadino, bisognerà aspettare la bonifica di fine Ottocento. E c'è anche una storia curiosa. I biaschesi, il cui villaggio è stato il primo ad essere distrutto, denunciano i malvagliesi. Sono stati loro a scatenare l'onda assassina, dicono. Per liberarsi dalle acque avrebbero fatto ricorso alle arti magiche, senza badare a chi stava più a valle. Infine la sentenza davanti ai giudici dei cantoni sovrani, assolverà i malvagliesi. Ma alcune famiglie biaschesi, senza ormai più una casa, decideranno di trasferirsi proprio qui, a Prosito, in Riviera, dove pensate ancora oggi vivono alcune famiglie che di cognome fanno Biasca, perché da Biasca vengono, profughi del Cinquecento. Ma la buzza di Biasca spazza via anche il ponte della Torretta, costruito nemmeno 30 anni prima dai milanesi. Da allora le due sponde del Ticino rimarranno senza collegamento per ben 3 secoli, isolando Locarno e forse, alcuni dicono, compromettendone per sempre lo sviluppo. Dell'isolamento di Locarno gli storici ne hanno discusso molto. Oltre alla buzza, pochi anni dopo, la città sul Verbano vive un altro dramma. La cacciata dei protestanti del 1555, quando un centinaio di persone viene espulsa dalla città perché di fede riformata. Altri profughi del Cinquecento. Molti di loro finiscono a Zurigo e nel tempo riescono anche a fare fortuna, come i Muralto e gli Orelli, che diventano i Von Muralt e i Von Orelli. Uno di loro, Johann Caspar von Orell, fonderà addirittura l'Università di Zurigo. Senza il loro esilio, si dice, forse Locarno sarebbe potuta diventare una sorta di Ginevra in Subrica. Nei secoli successivi, invece, vivrà un declino demografico. Ancora oggi l'idea di raggiungere Locarno è sempre accompagnata da qualche esitazione. Tutto è rimasto ancora a metà, persino l'autostrada, e forse le radici stanno proprio nel Cinquecento. Ma come si viveva nel Ticino dell'epoca? Al momento della loro conquista, gli svizzeri avevano vagheggiato i baliaggi italiani come una terra promessa, tanto fertile che i grappoli d'uva si dovevano trasportare a due. In realtà, ai viaggiatori che percorrevano le nostre contrade si offriva uno spettacolo un po' diverso. Gli abitanti vivevano miseramente di una loro ostentata e antiquata agricoltura. Colpiva agli stranieri il pallore dei volti, il misero aspetto degli abitanti, la povertà delle abitazioni. Un viaggiatore, dopo aver descritto il Mendrisiotto come un paradiso terrestre, aggiungeva: gli abitanti di questo paradiso terrestre, però, sono pallidi e coperti di stracci. E infatti un pastore riformato di Zurigo, Giovanni Rodolfo Schinz, che nel 700 aveva compiuto parecchi viaggi di studio nei baliaggi, affermava che i fittavoli del Mendrisiotto vivevano solo di polenta e minestra, mangiavano pane solo alla sera, ma di segale e miglio, non di frumento, e vedevano carne unicamente a Natale. Da una terra tanto avara, gli uomini emigravano a frotte. Nei villaggi si vedevano solo le donne, occupate nei lavori più duri, curve come bestie da soma sotto carichi pesanti. Gli unici uomini presenti erano il parroco e qualche vecchio.
Gli altri erano dispersi un po' in tutti i paesi d'Europa, come muratori, stuccatori e capimastri, quelli del Luganese e del Mendrisiotto, cioccolattai, marronai e lattivendoli, quelli di Blenio, facchini, spazzacamini, stallieri, cocchieri, scaricatori di porto e vetrai, quelli delle altre valli. Francesca Chiesi, storica, ma allora il Ticino all'epoca dei Bagliaggi era terzo mondo come ce lo descrive Schinz? La descrizione di Schinz è veritiera perché mette l'accento su una realtà che era caratterizzata dalla scarsità delle risorse, da un'agricoltura arcaica e da una povertà diffusa. Ma lo sguardo di Schinz è in parte miope perché lui guarda l'emigrazione come una scelta di ripiego, una scelta obbligata, spinta dalla miseria, dalla povertà di queste regioni. Gli storici e le voci dei testimoni, nonché le testimonianze che il paesaggio conserva nelle tante chiese, nelle dimore, portano a dire che l'emigrazione era una scelta riflettuta, una scelta abbracciata in modo cosciente, consapevole. Era anche la possibilità, l'emigrazione, di mettere a profitto dei talenti, un'ingegnosità, una creatività che altrimenti non avrebbero trovato spazio nei bagliaggi e sudalpini. Certo. Beh, pensiamo anche a tutti, come dire, migranti d'arte, no? Che vanno, che so, per esempio, per dire in Italia, no? Borromini, Fontana, insomma, un po' un orgoglio ticinese, no? Però la questione dell'emigrazione è che poi cosa succede? All'emigrare spesso sono gli uomini e quindi nei villaggi, insomma, rimangono poi solo in pratica le donne. Che cosa vuol dire questo? Qual era il ruolo della donna nella società dell'epoca dei Bagliaggi, del Ticino dei secoli scorsi, insomma? Non dobbiamo immaginare la donna come una figura statica, cristallizzata nell'attesa che si consuma fino al ritorno, la Penelope di Ulisse. No, al contrario, la donna che rimaneva era una donna agente, una donna che doveva rappresentare il marito, che ne faceva le veci, che si occupava dei numerosi figli, pensiamo a delle gravidanze di 14, 15, 16 figli, che doveva preoccuparsi della loro educazione, che si occupava dei membri anziani della famiglia, che si occupava dei terreni, dei beni, del gruppo familiare, ma che anche era la figura che manteneva vivi dei diritti legati all'appartenenza locale, certo. Il fuoco acceso. Ma vediamo un attimo com'erano queste terre da cui in molti partivano e lo vediamo compiendo, grazie agli archivi, un viaggio, insomma, da Airolo, dal San Gottardo, scendendo lungo tutto l'attuale Ticino. Al Piottino, merci e viaggiatori pagavano un primo dazio per le spese di manutenzione della strada, che rendeva parecchio al cantone di Uri. Altri dazi sarebbero stati ancora pagati a Biasca e alle porte di Bellinzona, giacché ogni baliaggio si sentiva in diritto di tassare persone e merci che transitavano sul territorio. Bellinzona, però, era ancora a circa 10 ore di strada dal Piottino, perciò i viaggiatori preferivano tirare il fiato a Giornico. Il giorno dopo si percorreva la riviera, povera e sassosa, perché il fiume Ticino vi correva libero e capriccioso e nelle sue frequenti piene rodeva voracemente la buona terra e depositava sui campi le sue ghiaie. Infatti, l'anfocto della riviera, annidato contro montagna nella sua dimora di Osogna, faceva magri affari in quel misero baliaggio. E se non fosse stato che nel biennio successivo passava automaticamente al baliaggio di Bellinzona più prospero e redditizio, ci avrebbe probabilmente rimesso anche il prezzo pagato in patria per ottenere la carica. Superata tra Cresciano e Claro una vasta zona paludosa, pullulante di zanzare, rane, lucertole e serpi, si giungeva a Bellinzona, una piccola città di 1100 abitanti, chiusa entro una cinta di alte mura merlate e dominata da tre severi castelli, in uno dei quali prendeva dimora il Lanfotto. Poco oltre Bellinzona le strade si biforcavano. Una si inerpicava sui fianchi del Monte Ceneri, in mezzo a boschi di castagni sempre infestati da briganti. Sulla sommità del colle erano ben visibili le tre forche, sulle quali si esponevano le teste dei rapinatori acciuffati e giustiziati. Lungo la valle del Vedeggio, tra prati e boschi, si scendeva a Lugano.
Lugano appariva come una ridente città di circa 5.000 abitanti, affacciata sul lago in mezzo a una vegetazione già mediterranea. La Fiera del Bestiame, che si teneva tutti gli anni in ottobre a Lugano, era di fama europea. Era sempre presente una gran quantità di bestiame, in media 8.000 bovini, 500 cavalli, 4.000 tra pecore e capre. Si proseguiva un tratto per lago e si entrava nella Lombardia attraversando il fertile baliaggio di Mendrisio. Qui la campagna era disseminata di viti e di gelsi per l'allevamento dei bachi da seta. Da Bellinzona, un'altra strada di grande traffico percorsa da pesanti carri trainati da buoi, portava a Magadino seguendo il piede della montagna. Magadino era un porto molto attivo dove transitava una gran quantità di merci dalla Lombardia e dal Piemonte, dalla Svizzera e dalla Germania. Di fronte a Magadino, Locarno, una graziosa città di 1.000 abitanti, raggiungibile solo o per via di lago o attraversando il fiume Ticino al traghetto di Cugnasco. Le case si allineavano con i loro caratteristici portici davanti a una gran piazza aperta sul lago, circondata da tigli ombrosi e banchine di pietra. Così, la terra promessa vagheggiata dagli svizzeri comprendeva tre piccole città, un paio di regioni di buona agricoltura come il Mendrisiotto e parzialmente il piano di Magadino. Tutto il resto erano valli sperdute e selvagge, povere di terreni e troppo popolate, montagne scoscese e rocciose, qualche fondovalle devastato dalle piene di fiumi impetuosi o reso malsano da stagni e acquitrini. Ecco, Francesca Chiesi, abbiamo visto, abbiamo parlato prima di emigrazione, delle donne che rimangono. La vita quotidiana in queste terre, in questi baliaggi a sud delle Alpi, com'era? La vita quotidiana a quest'epoca potrebbe non essere stata così diversa da quella vissuta dai nostri nonni, dai nostri bisnonni nel Ticino rurale povero dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. Ma su questa realtà così cupa, in bianco e nero, ci sono stati degli innesti esotici, perché determinati dagli influssi che l'emigrazione ha portato, certo, come dicevamo prima, su queste terre, fin in dettagli molto concreti. Penso all'alimentazione, prima di tutto. Molti prodotti arrivavano sulla tavola degli abitanti di questi villaggi, come per esempio il cioccolato, il caffè, il tabacco che veniva da oltremare, dei prodotti coloniali, delle spezie, il merluzzo dal mare del nord, e molte testimonianze fanno stato di questa realtà. Ma gli influssi sono anche visibili nell'abbigliamento, in vestiti di foggia straniera, nel fatto di portare delle parrucche anche in valli discoste del Ticino, i guanti, oggetti preziosi, il vasellame, le maioliche tedesche, i libri, molti libri che vengono a impreziosire le biblioteche di queste case, i quadri, gli specchi, ma anche tutto un patrimonio di conoscenze, una ricchezza che sia linguistica, che sia culturale, di persone che hanno frequentato un'altra realtà e che questa ricchezza la riportano in patria. E questo è molto affascinante, questa commistione di mondi diversi, la città che arriva fin nelle montagne in un connubio meraviglioso. Dunque, insomma, un'epoca forse, come dire, più ricca di quello che gli storici in passato hanno descritto, insomma. Sicuramente le ricerche degli ultimi 30 anni hanno mostrato un mondo molto più effervescente e colorato di quello che è stato descritto nel passato o è stato studiato come tale. Un mondo dunque ricchissimo, quello dei baliaggi, e non certo isolato. I migranti viaggiavano un po' per tutta Europa e anche le notizie viaggiavano per tutta Europa. Abbiamo parlato prima della Buzza di Biasca. Pensate, la notizia di questa catastrofe a un certo punto giunge anche all'orecchio di un certo Leonardo da Vinci. E non solo lui verrà a conoscenza di questa catastrofe, ma addirittura ne farà uno schizzo che è sopravvissuto fino ai giorni nostri. Quel che succede qui da noi, fa
fa parlare anche fuori dai confini. Ma anche quello che accade fuori dai confini, i grandi eventi, suscitano grande clamore qui da noi. Noi ora ci troviamo a Pazzarino, sopra Pregassona a Lugano, e questa è apparentemente una chiesetta come se ne vedono tante nella nostra regione. Eppure al suo interno nasconde qualcosa di veramente straordinario. Vediamo. Eccolo, là in fondo, forse un affresco unico in tutto il mondo. Rappresenta la battaglia di Lepanto, una battaglia navale combattuta nel 1571 da una coalizione di paesi europei, cristiani e i turchi ottomani. Lo vedete, lo scontro tra le flotte è cruento. Le galere si scontrano, archi bugiate tra i flutti del mare, braccia e gambe mozzate. E poi lassù, eccolo, il primo, possiamo chiamarlo, bombardamento aereo della storia. E a compierlo è niente meno che la Vergine Maria in persona. La Madonna con la Gesù bambino e un angioletto. Il terzetto è impegnato a lanciare queste bombe, queste palle di cannone che sembrano quasi grani del rosario sulla flotta degli infedeli turchi. Madre e figlio hanno in mano uno ordigno, mentre un putto lo sta sganciando e sorride quasi compiaciuto. Il dipinto è stato realizzato all'inizio del 600 da un pittore di cui purtroppo non conosciamo il nome. Alla battaglia parteciparono anche numerosi svizzeri. Pensate, 25 archibugieri di Lucerna e centinaia di rematori grigionesi al servizio di Venezia. Ma come andò a finire? Beh, alla fine l'alleanza cristiana sconfisse i turchi e lo fece grazie anche e soprattutto all'intercessione della Madonna. A quanto pare, beh, l'intervento divino ha funzionato. Le strade di Lugano erano affollate di gente ben vestita, di entrambi i sessi, venuta fin da oltre il lago per celebrare la lieta festa, preceduti dai loro araldi, alfieri, trombettieri. I magnifici deputati marciarono in processione sulla collina fino alla grande chiesa di San Lorenzo, dove si doveva tenere la solenne cerimonia. È domenica 10 agosto 1794 e una giovane viaggiatrice inglese, Ellen Maria Williams, si trova proprio a Lugano, dove si sta tenendo il giuramento del Lanfocto. Quello vecchio, solettese, se n'è andato ed ecco che puntuale ne è arrivato uno nuovo, questa volta lucernese. E la nostra Ellen rimane colpita dal suono dello svizzero tedesco. Sgraziati suoni, che dovevano apparire come una barbara dissonanza alla delicatezza delle orecchie italiane. La voce del Landscriba stava leggendo al nuovo sovrano, nella lingua svizzera, le leggi e i regolamenti con cui egli avrebbe dovuto governare. Quando la popolazione ebbe la sicurezza di possedere un nuovo governatore, le arcate della chiesa risuonarono di esclamazioni d'affetto. Viva! Viva il nostro misericordioso Lanfocto! Insomma, il servile popolo di Lugano sembra felicissimo di avere un nuovo Lanfocto. E per l'occasione, scrive la nostra Ellen, furono addirittura scritte e lette poesie e sonetti che incensavano spudoratamente il Lanfocto uscente. Nemmeno il poeta latino Orazio riuscì ad accordare la lira per cantare le lodi dell'imperatore Augusto con estasi più ardente di quella che irruppe dal cuore dei poeti di Lugano.
Immaginatevi, un po' come se oggi, alla fine di un mandato di un sindaco o di un consigliere di Stato, tutti i poeti ticinesi facessero gara per scrivergli un sonetto di lode. Qualche giorno dopo, invece, Hélène si trova a Bellinzona, dove assiste all'insediamento di un altro Lanfocto, e anche qui le sperticate lodi non si contano. Se questi sonetti fossero scaturiti dalla penna di un comico, avremmo senz'altro riso dello scherzo. Ma quando vedemmo che anche preti e gente comune declamare in tono solenne queste sperticate adulazioni, non sapemmo se indignarci di più per la bassezza di questa vile venerazione o per la vanità che vi accondiscendeva. Gli abitanti di Lugano e di Bellinzona, insomma, lusingano con i canti i loro conquistatori. E dopo aver preso in giro il codazzo di adulatori, alla fine Hélène torna seria e lancia la stoccata finale. Dice di aver parlato con alcune persone e di aver capito che i Lanfocti, alla fine, anziché essere persone oneste, sono solo, parole sue, dei saccheggiatori. Mi furono raccontati degli aneddoti singolari. Aneddoti per cui non c'era nulla di essere orgogliosi. Aneddoti che ben mostravano il carattere di quella feroce democrazia. Insomma, a una viaggiatrice inglese di fine Settecento il governo balivale non sembrava certo tra i migliori al mondo, anzi, e nemmeno a un tale di Mendrisio che a inizio Settecento decide di scrivere una lettera anonima. Una lettera anonima di denuncia contro le autorità locali, proprio le autorità del bagliaggio di Mendrisio. Un documento straordinario che noi abbiamo il privilegio di avere proprio qui in studio grazie a Stefano Anelli, collaboratore dell'Archivio di Stato del Canton Ticino. Ecco, Stefano Anelli, ci mostri dunque questo straordinario documento, questa lettera anonima. Allora, qui abbiamo un libello anonimo che siamo riusciti ad attare al 1702, scritto in stampatello per appunto depistare eventuali inchieste, in cui vengono denunciate numerosi abusi perpetrati dai funzionari amministrativi del distretto di Mendrisio, cioè del bagliaggio di Mendrisio. Sì. E come insomma, bello fitto, esatto. tanti reati da denunciare. Per esempio, magari leggiamone uno. Cosa... Allora, qui dice: Landscriba è venuto a Castel San Pietro con Josef Visetta di Mendrisio, immascarati tutti, e sono entrato di notte in una finestra e hanno ingravidato una donna da altri. Insomma, cosa è successo? In pratica il Landscriba di Mendrisio con un'altra persona si sono introdotti nella casa di una donna, che poi si capirà una donna sposata, sì. E l'hanno in pratica stuprata e la donna è rimasta incinta. Insomma, reati molto pesanti. Esatto. Ma poi, diciamo, appunto abbiamo visto, mi permetto di toccarlo perché è una grande emozione toccare un documento del genere, come dire, i reati sono molti, cos'altro è successo a Mendrisio? In realtà si tratta di un ventaglio abbastanza ampio di reati, più o meno gravi. Ci sono dei reati di malversazione, dove gli amministratori del borgo di Mendrisio hanno richiesto alla comunità una somma di 200 scudi per rifare la piazza principale e ne hanno spesi solo 15, intascandosi tutto il resto. Oppure c'è la figura che appare diverse volte di Giuseppe Rusca, che era un avvocato e un notaio, che faceva il bello e il brutto presso il tribunale del bagliaggio, arrivando fino a minacciare testimoni e a schiaffeggiare avvocati concorrenti. Ecco, abbiamo visto, insomma, paginate molto fitte di reati. Ma che cosa ci racconta questo documento, questo libello anonimo di questa società, della società all'epoca dei bagliaggi? Se ci si focalizza in dettaglio sul documento, si vede che l'autore rimprovera soprattutto l'accento sull'impunità di questi funzionari. Una diffusa impunità, insomma, chi
come dire, gestisce il potere, in poche parole, esatto, la fa sempre franca, gli altri invece. Esatto, se riprendiamo ad esempio il caso della donna stuprata in casa, lei viene, oltre che dover mettere al mondo un figlio che non è del marito, viene arrestata e viene anche punita, mentre i due autori del delitto non subiscono nessuna conseguenza. Sì, sì, diciamo, una cosa che ci fa rabbrividire e ci racconta anche appunto questo mondo anche di funzionari locali, perché poi il Landscriba in realtà è poi un, chiamiamolo ticinese, no? Nel senso, è una persona di Mendrisio. Esatto, sono tutti, sia i Landscriba, sia i notai o anche gli altri funzionari amministrativi, sono tutti, a parte Landfocto chiaramente, certo, sono tutti provenienti da famiglie notabili del Mendrisiotto. Tutti beneficiano di questo potere. Esatto. Grazie Stefano Anelli. Grazie a lei. Grazie per averci portato questa straordinaria testimonianza. Ma insomma, allora questi svizzeri erano buoni o erano cattivi? Beh, le versioni sono contrastanti. Da una parte lo abbiamo visto, all'insediamento del nuovo Landfocto a Lugano e Bellinzona si esulta. Dall'altra parte c'è però chi definisce il governo svizzero uno tra i più perfidi e cattivi dell'intero pianeta. Francesco Cerea, storico, docente universitario. Lei si è occupato anche dell'epoca dei Bagliaggi, ma da una prospettiva interessante, la prospettiva dei cantoni sovrani, lo sguardo d'Oltralpe, in particolare di Zugo, che tra l'altro vediamo in questa bellissima qua forte. Ma allora faccio la domanda a lei: questi svizzeri erano buoni o erano cattivi? Beh, questa è una domanda complessa per uno storico, la risposta non c'è, non bianco e nero, per uno storico dare giudizi morali è qualcosa di sconsigliato. Si può contestualizzare, chiaramente, in base all'epoca storica, in base... Assolutamente. Quindi è chiaro che in questo senso Zugo, di cui io mi sono occupato, è perfetta per questo, perché era il più piccolo cantone della vecchia Confederazione e proprio perché è così piccolo si possono osservare meglio certe dinamiche in relazione all'amministrazione di questi territori soggetti, uh-huh, i Bagliaggi. E qui, come possiamo osservare in questa immagine, sì, con i tre confederati al centro, i cantoni sovrani regnanti, i paesi alleati della vecchia confederazione e i Bagliaggi comuni, comuni a tutti i confederati. E infatti possiamo trovare Mendrisio, Lugano, Locarno e Valle Maggia. Certo. Bagliaggi comuni di tutti, infatti è escluso il Leventina, Blenio, Bellinzona, perché quella era ridotta a soltanto tre cantoni. Assolutamente. Ma allora, diciamo, cosa emerge da questi, come dire, voi storici, cosa che siete riusciti a capire, insomma, da questa gestione del potere in questi Bagliaggi, no? Ho chiesto prima, buoni o cattivi? Chiaramente è difficile, anzi inutile rispondere, ma ecco... C'era una visione paternalistica, essenzialmente i cantoni si comportano con questi territori soggetti, sudditi, questi sono termini che sono duopo nella vecchia confederazione. Bisogna dire che comunque i Bagliaggi vengono rispettate le autonomie locali, certo, quindi in questo senso il Ticino è messo, possiamo dire, meglio rispetto ad altri Bagliaggi comuni, come la Turgovia, mm-hmm, che vedete in alto, di cui alla fine del Settecento si dirà che era il Medioevo a cielo aperto, c'erano ancora le signorie feudali, servitù della gleba, quindi relativizzando la Insomma, visione, certo, c'era anche chi era messo peggio. Però appunto abbiamo visto prima, cioè, emergono comunque un sistema anche di giustizia, di corruzione, di malgoverno, è innegabile che ci fosse stato anche questo. Assolutamente, no? La corte dei Landfogti, perché anche si parlava anche di questo, essenzialmente erano piccoli funzionari legati, il Landscriba, ad esempio. È chiaro, questa corte si comporta spadroneggiando nei territori, però come ricordavate anche prima, sono ticinesi. La corte del Landfogto è composta essenzialmente da ticinesi, quindi... Esatto, le malefatte più che gli svizzeri le facevano il notariato locale, l'elite locale. Esatto, i notabili chiaramente hanno una loro responsabilità. È chiaro, dall'altra parte non erano dei santi i cantoni, i Landfogti che venivano inviati nella Confederazione. Però bisogna anche dire che hanno rispettato questi principi di diritto, certo, che vi erano. Ecco, però, diciamo, prima abbiamo visto, per esempio, la Buzza di Biasca che distrugge questo ponte, il ponte della Torretta che collegava, in poche parole, le due sponde del fiume Ticino. Ecco, in 300 anni, sotto dominio svizzero, nessuno si sogna di ricostruirlo, verrà poi ricostruito solo con la nascita del Canton Ticino moderno. Un disinteresse totale nello sviluppare infrastrutture. Cioè, la mia domanda è, come...
Che cos'erano questi baliaggi dalla prospettiva svizzera? Io direi, con un termine proprio per semplificare al massimo, dobbiamo immaginarci un condominio. Era un condominio, soprattutto poi dove, diciamo, nel sottoceneri, questi baliaggi erano in mano a 12 cantoni sovrani, a 12 repubbliche diverse che dovevano mettersi d'accordo. Quindi puoi immaginare la difficoltà di prendere una decisione. Assolutamente. Quindi un immobilismo dovuto anche a una burocrazia, perché era un'amministrazione molto macchinosa. Certo, poi c'era la questione delle tasse, anche di questi soldi, da dove si prendevano. Ci sono delle testimonianze proprio nel Cinquecento del Canton Lucerna che finanzia, per esempio, Locarno, facendo dei prestiti che poi recupererà molto più tardivamente. Quindi non c'era una grande imposizione fiscale. Anche questo comunque è un privilegio, se pensiamo alla Lombardia spagnola, che era subissata da tasse e balzelli. E poi c'era anche, come dire, la Pax Helvetica, come dire, il dominio svizzero ha permesso alle terre a sud delle Alpi di non vivere le guerre che invece hanno insanguinato l'Europa nello stesso periodo. I baliaggi godevano a tutti gli effetti della neutralità elvetica che veniva riconosciuta, per esempio, anche durante la guerra dei Trent'anni, cosa che nel Grigioni italiano e nella Valtellina non si può dire. Ci sono stati torbidi, un'invasione spagnola, quindi i Grigioni erano un paese alleato, mentre i baliaggi erano dominio confederato, quindi a tutti gli effetti. Quindi sicuramente la pace elvetica ha contribuito a questo. La pace svizzera, dunque, la Pax Helvetica, di cui godono anche i territori sudditi. Pace fino a un certo punto, perché comunque all'interno della Confederazione e dei suoi territori ci sono forti tensioni sociali. La vicenda che racconteremo fra poco è una vicenda davvero incredibile, con un intero popolo in ginocchio. Notizie regionali. I leventinesi hanno impugnato le armi e hanno preso prigioniero il governatore Urano. La rivolta è scoppiata, si dice, perché le autorità di Altdorf hanno deciso di limitare ulteriormente il diritto all'autogestione del popolo leventinese, questa volta nel campo dell'assistenza pubblica. La storia infinita ritorna tra poco con BPS Swiss, la banca vicina al territorio. L'epoca dei baliaggi, quando eravamo sudditi. I tre secoli di dominazione svizzera a sud delle Alpi trascorrono abbastanza tranquillamente, anzi evitano alle nostre terre le guerre che all'epoca stanno insanguinando l'Europa. Dominati e dominatori, beh, se la passano più o meno bene, nonostante qualche piccolo problemino di malgoverno e corruzione lo abbiamo visto. Ma a un certo punto succede qualcosa. Siamo nel 1755, siamo in Leventina ed è una vicenda che, vista dagli occhi del presente, è incredibile ed è testimoniata da una vecchia stampa eseguita a Zugo nemmeno 3 anni dopo. Faido, 2 giugno 1755. La piazza è piena, stipata all'inverosimile. Al suono delle campane sono stati radunati tutti gli uomini della Leventina. Sono quasi 3.000, inginocchiati in atto di sottomissione. Attorno a loro, a presidiare ogni via di fuga, fucile e baionetta, ci sono centinaia di soldati armati. Le milizie lucernesi, quelle di Unterwaldo. Questo è invece il vessillo di Svitto, questo quello di Uri. Al centro un uomo è appena arrivato da Altdorf e sta leggendo un proclama che suona molto minaccioso.
Fra poco la situazione prenderà una piega davvero drammatica, ma fermiamoci un attimo e facciamo un breve salto indietro. Che cosa è mai successo per vedere tutti questi leventinesi inginocchiati davanti ai soldati svizzeri? Beh, noi ora ci troviamo a Dazio Grande, forse il simbolo più palpabile del dominio urano sulla Leventina. Pensate che da questo edificio, che controlla la mulattiera del San Gottardo, gli urani riscuotevano gran parte delle loro entrate, 2/3 del loro PIL circa, diremmo oggi. Facile intuire come il controllo della Leventina fosse dunque per loro molto importante. Un controllo che però nei secoli si era fatto via via sempre più oppressivo, fino a un inventario dei beni dei minorenni sotto tutela, una questione amministrativa apparentemente di poco conto, ma che i leventinesi vedono come l'ennesimo attacco alle autonomie locali. E così la situazione si fa sempre più tesa, finché una domenica, 8 maggio del 1755, proprio qui a Faido, alcuni giovani leventinesi, vedendo il Lanfort Urano passare di qui a cavallo, lo fanno prigioniero. Appena la notizia giunge ad Altorf, le autorità urane dichiarano lo stato di guerra, valicano il San Gottardo con ben 3.000 uomini armati e a nulla servono le suppliche dei leventinesi. Gli urani rastrellano tutti i villaggi della valle, arrestano numerose persone, tra cui 3 uomini accusati di essere i capi della rivolta: l'alfiere Forni di Bedretto, il capitano Orsi di Chigionia e il procuratore Sartori di Dalpe. Tutti e 3 vengono portati qui, nella piazza di Faido. L'albero per impiccarli, un noce, è già pronto. I chiodi e la scala per attaccare la corda. Ma all'ultimo, per intervento del cappellano di Faido, i confederati decidono di concedere loro una morte meno brutale, la decapitazione. 2 teste sono già cadute. La terza, di fronte al crocifisso del prete e allo spadone del boia, sta per essere tagliata. Ai poveri miserabili paesani di Leventina, finalmente avete riconosciuto a quali estremità vi siete posti da voi stessi. Non lasciatevi più da oggi in avanti andare a commettere simili eccessi, pronuncia ad alta voce il cancelliere Urano. Poi ordina di giurare fedeltà. Sarete per l'avvenire fedeli sudditi di Uri? E comanda che tutto il popolo, parola per parola, con le 3 dita alzate, ripeta il giuramento. E beh, pensare a quello che è successo fa una certa impressione camminare qui in piazza a Faido. Oggi il noce non c'è più, al suo posto c'è un altro albero, ma c'è una storia nella storia che la stampa non racconta. Ebbene, 2 dei 3 condannati a morte effettivamente avevano scritto una lettera di protesta indirizzata alle autorità urane. Ma il terzo, l'alfiere Forni, non aveva fatto assolutamente nulla. Pensate, la sua unica colpa? Essere il custode del sigillo ufficiale della valle che il nipote gli aveva rubato per imprimerlo sulla lettera di protesta, condannando così a morte lo zio. Pensate, da quel giorno cambierà anche lo stemma della Leventina. Quella mano che ancora oggi vediamo sullo stemma con le 3 dita, è la mano di quel giuramento del 1755. Ma non solo, da quel giorno, pensate, ai leventinesi verrà tolto ogni diritto. Ai leventinesi che hanno combattuto spalla a spalla con gli urani in molte battaglie, viene vietato il porto d'armi. Essi non possono più esercitare impieghi pubblici e vengono anche privati dei redditi del servizio mercenario.
Nel 1955 Faido festeggiò il 200° anniversario dei Martiri della Libertà. Vennero invitati anche i rappresentanti ufficiali del Canton Uri, che accettando dimostrarono maggior comprensione per le cause della rivolta di quanta ne avevano dimostrata i loro predecessori e ammisero formalmente che essa corrispondeva a una costante della storia svizzera. I paesi sudditi hanno sempre cercato di sbarazzarsi di ogni dominio straniero. Francesco Cerea, storico, docente universitario, la rivolta dell'Aventina, una cosa assurda ai nostri occhi, insomma, brutale anche, il dominio svizzero era anche brutale, ma è un caso isolato nella vecchia confederazione? No, non è un caso isolato, i conflitti sociali fanno parte della vecchia confederazione. La particolarità è che nel Settecento, quando avviene, perché la rivolta dell'Aventina è un fatto del XVIII secolo, la peculiarità è che in questo secolo sono rivolte più interne ai cantoni sovrani, le troviamo appunto a Zugo, delle rivolte interne, e quindi l'Aventina dobbiamo vederla come in un sistema parte del Canton Uri, è per quello che c'è questa crisi, per cui è vero era un paese suddito, ma era un paese con dei privilegi, tant'è che poi dopo la rivolta della Leventina le frasi sono stati soggettati completamente alla sovranità d'Urania, cioè i termini sono molto pesanti, quindi la Leventina va proprio inquadrata più nelle dinamiche interne a un cantone, certo. Paradossalmente. Infatti nei baliaggi comuni delle sottoceneri, che erano sudditi di più cantoni, lì rivolte non ce ne sono. Spesso sentiamo parlare della Svizzera come la più antica democrazia del mondo, in pratica. Ecco, diciamo, la vicenda leventinese, la repressione così violenta della rivolta leventina, invece ci mostra anche, come dire, un'altra Svizzera, no? Una Svizzera molto autoritaria, d'ancien regime, governata poi appunto anche da aristocrazie. Sì, certamente è un po' un mito questa democrazia, soprattutto nei secoli d'ancien regime e della età moderna. Siamo nel periodo dell'assolutismo, l'epoca del Re Sole, e qui possiamo vedere come i confederati, gli ambasciatori dei cantoni, si recano a giurare l'alleanza con il sovrano francese. Ecco, questi svizzeri sono comunque aristocratici, sono comunque l'élite. Certo. È chiaro, non è una nobiltà paragonabile a quella delle grandi monarchie confinanti con la Confederazione, ma è certo che sono dei patrizi, sono l'espressione di un'élite, di un ceto dirigente che chiaramente poi frequentando Versailles inizia a comportarsi come i, diciamo, aristocratici, il Re Sole stesso. Quindi sono dei patrizi che hanno però delle peculiarità. Sono alcuni di essi, per esempio prendiamo il caso di Zugo, degli osti, dei locandieri, però si recano a giurare, rappresentando il loro cantone, come ambasciatori. Questo è un miracolo svizzero, potremmo dire, perché in nessun altro paese... C'è già la politica di milizia. Esatto, in nessun altro paese di età dell'epoca moderna troviamo a ricoprire dei ruoli così apicali, a giurare con dei sovrani, ma questo non solo con il Re Sole, anche con il Duca di Savoia. Uh-huh. Queste alleanze vengono giurate da magistrati che sono osti, hanno delle sì. professioni normali, semplici, che di certo a Versailles erano inammissibili. Che belle queste piccole storie che in qualche modo davvero rendono appassionante anche la grande storia. Ma il mondo sta ormai cambiando per sempre. Ci sono stati enormi stravolgimenti, c'è l'illuminismo, presto ci sarà la rivoluzione francese e questo nuovo mondo entrerà anche nei sonnolenti bagliaggi svizzeri. Tutto quello che sa di diseguaglianze, di privilegi è da annientare e presto cadranno anche delle teste. Levatosi l'abito, salì con piede franco sul palco, dove, rivoltosi al popolo, disse con voce alta e ferma: «Francesi, io muoio innocente». Voleva dire di più, ma il comandante diede il segnale all'esecutore e subito la testa di Luigi cadde alle 10:20. È incredibile, sembra davvero di essere lì, a Parigi, quel 21 gennaio del 1793, ad assistere alla decapitazione del re francese Luigi XVI.
Questo incredibile resoconto dell'epoca è contenuto in queste pagine, le pagine delle nuove di diverse corti e paesi, un settimanale del Settecento che, pensate, era stampato proprio qui a Lugano. Beh, chissà che cosa si sussurrava in quei giorni qui in città. Se in Francia avevano addirittura tagliato la testa a un re, beh, significava che le cose non stavano mettendosi molto bene, anzi, quel mondo che tutti fino a quel momento avevano conosciuto si stava inesorabilmente avviando al tramonto. La tipografia che stampava il settimanale, la Stamperia Agnelli, stava proprio qui, in Piazza della Riforma, dove oggi c'è questo palazzo. Non era un giornale qualsiasi, era un giornale rivoluzionario, proibito in quasi tutti gli stati italiani a causa delle sue idee progressiste, diremmo oggi, contro la tortura, contro la pena di morte, in favore di riforme e rivoluzioni. E proprio per questo non era ben visto nemmeno qui, nei Bagliaggi. Tanto che nel 1799, pensate, uno dei responsabili sarà fucilato proprio qui in piazza e la stamperia verrà saccheggiata. Perché non dobbiamo dimenticarlo. Poco più di 200 anni fa il Ticino è a tutti gli effetti ancien régime. Non tutti i cittadini sono uguali, la società è basata su una rigida divisione in classi sociali e c'è la nobiltà, i nobili, che vogliono difendere i propri privilegi e hanno, come dire, un po' paura di strani giornali che potrebbero mettere in testa strane idee al popolo. A Lugano, per esempio, vive la ricca, potente famiglia nobile dei Riva, che occupa i posti di comando all'interno del Bagliaggio. La famiglia Riva vive in questo palazzo, ancora oggi è qui, guardatelo, una vera e propria meraviglia nel cuore di Lugano. Ma il vero gioiello si nasconde al suo interno. Guardate che cosa c'è lontano dagli occhi dei passanti. Uno straordinario scalone monumentale, pensate, tra i più preziosi di tutta la Svizzera italiana. E questo, al piano nobile, è il grande salone di rappresentanza. Oggi è una stanza quasi vuota, ma un tempo, pensate, alle pareti erano appesi centinaia di quadri. Una grande ricchezza che ancora oggi è però ben visibile in alcuni dettagli. Ecco, è in questo contesto che vivevano gli ultimi nobili di allora. Ultimi sì, perché lo abbiamo visto, in Francia a nobili e re cominciano a tagliare le teste. Liberté, fraternité, égalité. La rivoluzione francese scatena in tutta Europa nuove, immense forze dirompenti. A diffonderle a fine Settecento è Napoleone con le sue armate.
ai confini meridionali della Confederazione, in Lombardia, ha cacciato la monarchia austriaca e ha creato una repubblica, la Repubblica Cisalpina. Le nuove idee rivoluzionarie, fine dei privilegi per nobiltà e clero, eguaglianza per tutti, entrano così anche nei sonnolenti baliaggi ticinesi che da 300 anni vivono sottomessi ai cantoni sovrani. Nuove pericolose idee che gli svizzeri temono e reprimono, decisi a conservare l'assoluto dominio sui loro possedimenti. Fino all'ultimo viene ostacolato ogni tentativo di indipendenza. E per chi vuole la libertà, non resta che l'insurrezione armata. Dunque, a sud, proprio oltre il confine, è appena nata una nuova repubblica, una repubblica rivoluzionaria. A nord, invece, continua a esistere questo mondo, questo ancien regime governato da aristocrazie, i baliaggi ticinesi, la Confederazione. Due mondi decisamente incompatibili. E infatti, a un certo punto, la situazione precipita. È il 15 febbraio del 1798. Qui a Lugano è l'alba, è buio pesto, in cielo non c'è nemmeno la luna. Alla foce del Cassarate un grande gruppo di uomini, 240, i cosiddetti cisalpini, sbarcati in gran segreto da Campione, si sono radunati per dare il via a un'audace missione. Conquistare Lugano, strapparla al dominio svizzero e annetterla alla Repubblica Cisalpina. Il comando armato entra da Porta San Rocco, procede per questa via, via Canova, e proprio qui ingaggia uno scontro con il corpo di difesa cittadino, i cosiddetti volontari. Uno di loro, un giovane 31enne, Giovanni Taglioretti, muore colpito da un proiettile. E oggi, a ricordarlo, c'è questa iscrizione. Quella notte suonano le campane di tutte le chiese, sono il segnale d'allarme, un po' le sirene di oggi. Le cronache ci dicono che i luganesi, svegliati di soprassalto, non osano uscire di casa, sono terrorizzati. Ma lo scontro più violento avviene proprio qui, all'imbocco di Piazza della Riforma, e la battaglia dura un'ora e mezza. Pensate, i fucili che quella notte spararono sono ancora conservati qui, nella sede del Corpo dei Volontari Luganesi, che ancora oggi esiste e fa da guardia d'onore della città di Lugano. Sono dei vecchi moschetti con la baionetta, fucili dell'epoca, guardate, qua c'è ancora la data, 1762. Beh, erano stati forniti ai luganesi dalle autorità svizzere, proprio per fronteggiare qualsiasi eventuale minaccia. Ma come funzionavano? Beh, è un po' complicato. Insomma, prima di sparare bisognava inserire qui la polvere da sparo e pigiarla con questa asticella. Poi bisognava inserire il proiettile, la sfera di piombo, e di nuovo pigiare. Insomma, una procedura un po' lunga, e infatti c'era un problema. Questi fucili sparavano a essere bravi,
al massimo 2 colpi al minuto. Beh, fa una certa emozione toccare queste vecchie armi, mute testimoni di quella notte drammatica. Fra poco vedremo come andrà a finire la battaglia di Lugano, ma fermiamoci giusto un attimo. Quella notte in città c'è anche un giovane bambino che probabilmente è terrorizzato, sente le spari, le grida, le urla. Il suo nome è Alessandro Manzoni. Vabbè, qua lo vediamo un po' più invecchiato. All'epoca aveva 11 anni e a Lugano studiava. Era stato portato dal padre proprio per scappare dalle armate francesi. Ma che città deve aver visto il giovane Manzoni? Com'era Lugano all'epoca? Lo scopriamo grazie ai diari di viaggio del nostro Carl Victor von Bonstetten, ma soprattutto grazie a questo straordinario acquarello dipinto solo un anno dopo, nel 1799, da un pittore di Lugano, Rocco Torricelli. A Lugano, di scuole, società di lettura, istituzioni per i poveri o simili enti di assistenza a favore dell'umanità, nemmeno parlarne. Anche per le arti si fa assai poco, così pure per le scienze. Eppure, nelle ore vespertine, l'osservare la città è assai eccitante. Ogni sabato sera ha luogo sulla grande piazza una partita al pallone. Al primo fresco, la buona, cioè l'oziosa società, passeggia lungo le belle sponde del lago. Ancora più tardi, ogni vicolo, ogni piazza, ogni riva si riempie di canti. Tutto riecheggia le voci degli amanti e quelle delle vispe brigate che vanno a passeggiare sotto il cielo stellato, scintillante e nero, fino a mezzanotte e ben oltre. Insomma, si giocava a calcio in Piazza della Riforma. Eppure, a un certo punto, questa tranquillità, questo quadro quasi bucolico, viene interrotto. Torniamo alla battaglia e vediamo come va a finire. Una notte che infine finisce con la vittoria dei volontari che riescono a respingere l'assalto dei cisalpini, mantenendo così Lugano in salde mani svizzere. Tutto rimane dunque come prima? Beh, no. Guardate questo stemma qui in via Cattedrale. Pensate, è stato scalpellato via un mese dopo la battaglia. Perché va bene rimanere svizzeri, ma ormai non si può più far finta di niente e le nuove idee di eguaglianza e di libertà sono ormai dirompenti. E così le autorità cittadine decidono di vietare la nobiltà e danno 8 giorni di tempo ai nobili per rimuovere gli stemmi dai loro palazzi. Chi contravverrà sarà considerato nemico del popolo. Un semplice gesto, un colpo di scalpello che non solo cancella gli antichi privilegi, ma rappresenta la fine di un'intera epoca e la nascita di un nuovo mondo, il nostro mondo. Un nuovo mondo dunque, perché a tempo poche settimane gli eserciti francesi invaderanno la vecchia confederazione, creando una repubblica satellite, la Repubblica Elvetica, che definitivamente spazzerà via questo vecchio mondo, gettando anche le basi per la nascita del moderno Canton Ticino. Ed è qui che si conclude il nostro viaggio, un viaggio attraverso quest'epoca straordinaria, l'epoca dei Bagliaggi, che ci permette di capire chi siamo stati. Attraverso le luci, ma anche e soprattutto attraverso le ombre, perché è importante sfatare i miti nella storia. Un'epoca che ci permette anche di capire che in fondo la nostra stessa appartenenza alla Confederazione non è scontata.
E questo è il bello della storia, le cose sarebbero potute andare diversamente, invece no, sono andate proprio così. E quindi, come abbiamo saputo scrivere il nostro passato, possiamo anche scrivere il nostro futuro. Ma questa è ancora un'altra storia che chissà qualcun altro, magari fra qualche secolo, vorrà raccontare. Buonasera. La storia infinita con BPS Swiss, la banca vicina al territorio. Arrivederci alla prossima settimana.